Oh, eccoci qua, terzo episodio di Lords of the Fallen. Come notate, abbiamo una Ruka molto molto differente perché ci sono stati vari cambiamenti dietro alle quinte. Scorso episodio è stato un po' di intermezzo, abbiamo affrontato robe interessanti, ma per fare un piccolo assunto di quello che ho fatto off è stato farmare un sacco di vigore per prendere brio pietra e borse delle munizioni, comprare vari oggettini, livellare qui e lì. E ve lo dirò da subito, alla fine io credo che non andremo né dalla parte della radiosità né dell'inferno, ma ce le faremo entrambi. Infatti un po', se non tanti livelli verranno sprecati. Purtroppo, perché come vedete in basso a sinistra, ho portato a 12 sia l'inferno che la radiosità. Questo ci porterà probabilmente a fare una quality, perché ho comprato anche l'amuleto dell'occhio del fato, quello per castare gli incantesimi di Umbral. Quindi quando magari ci sarà bisogno li utilizzeremo. Però per il resto, ok, a parte comprare equip e altre robe, siamo rimasti più o meno uguali. Anche perché comunque ancora non abbiamo incontrato una sorta di mercante, di Andre, di Fabbro. Ma andiamo avanti. L'ultima volta ci eravamo lasciati proprio qui. Avevamo messo il semino e si prosegue. Si prosegue. Alla fine sono passato dall'ascia a due mani a questa perché mi sembrava molto più bellina. Anche perché fa sanguinamento. Voglio esplorarli i vari, diciamo, debuff ed elementi vari. E la nostra via probabilmente è di là. Ma prima, come al solito, eliminiamo qua perché alla fine queste sono comunque. È comunque vigore, no? E ho visto che c'è stato un update che ha, a quanto pare, abbassato la difficoltà. Se riesco ad uccidere questa persona, no? A quanto pare la mia mira oggi, come al solito, mi devo riabituare, perdonatemi. C'è stato un update che, a quanto pare, ha ridotto la difficoltà di alcune zone. A quanto pare. Per esempio, in questa zona qui adesso non ci sono più i due giganti. I due giganti con la gabbia con le spine in testa non ci stanno più. Hanno un po' semplificato le cose, magari per quei giocatori alle prime armi. Che da una parte non è per forza di cose una roba sbagliata, eh. Cioè io apprezzo, sto vedendo che stanno facendo veramente, veramente tanti lavoretti per quanto riguarda questo gioco, per bilanciarlo, per update. E così via, perché ho un po' spippolato quello che ci sarà nel New Game Plus ed è veramente figo perché vanno a diminuire le vestigia. In futuro ci sarà molto probabilmente la possibilità di personalizzarsi il proprio New Game Plus. Queste sono robe veramente, veramente tante fighe. E mentre farmavo, ho scoperto una roba che non so se è già capitata senza che me ne accorgessi, ma esiste una sorta di critico particolare che voglio farvi vedere. Prima di tutto feriamo questo guascone e adesso ve lo faccio vedere. Venghino, venghino, signori. Ok. Aia, minchia, non ti stanni per niente. Quando voi fate con la lanterna, con l'avvizzimento e qualsiasi roba, se voi riempite la barra di avvizzimento, potete fare questo critico particolare che credo assorbi. Assorba direttamente l'anima della persona e che facendo vari test sembra che faccia droppare al 100% un sacco dei drop della persona. Che questa è una roba che per farmare non è per niente da sottovalutare, eh. Per niente, perché queste sono tutte robe che magari se non vi interessano potete vendere o magari volete farmare oggetti specifici, no? Ma comunque, a parte questa roba, ho farmato le borse delle munizioni e le briopiete perché mi sembrano una di quelle cose che serve essenzialmente all'interno di questo gioco. Certo, la briopietra, madonna, sono veramente le gemmine di Dark Souls. E continuiamo di qua anche se c'è la via sotto, ma tanto quella si collega qui, quindi dovremmo poterci tornare. Andiamo in Umbral, perché qua vedo falene. Ah, qui è soltanto in discesa. Però veramente non pensavo di trovarmi così bene nel registrare questi episodi. Sono ancora un po' arrugginito ogni volta che torno. Oh, ok, la trovavamo anche qui. E ogni volta che torno mi devo riabituare al gioco. Però ok, cioè anche per il futuro ci sarà magari. Ci starà il registrare altre cose. Anzi, diventerò un pelino più fluido anche nel parlare perché vedo che ci sono sempre molti silenzi. Ma come vi ho detto, è un po' l'anima di questa roba. Perché non l'ha presa? Di questa serie, insomma.
Allora, qui mi sa che moriamo perché ci sta la signorina. Però c'è anche un drop di quelli belli. Senti, tu vai di sotto. Anzi, no. Repost, così. Dove è andata? Mi sa che si è lanciata di sotto da sola. Mi sa di sì. Poi è bellissima questa spada corta, questa spazzata che per le orde è molto molto buona. E effettivamente subiscono sanguinamento, perché ho visto che stava esplodendo, ma devo ancora capire che cosa fa nell'effettivo. Credo che faccia un burst di damage iniziale e poi rende più deboli agli attacchi fisici. Perché non voglio usarle le wiki e compagnia per, diciamo, esplorare il gioco. Voglio un attimo capirlo. Reliquia della perpetuazione? Ogni volta... Sì, no, che lo rifà sempre per gli oggetti nuovi a prescindere, anche se l'avete raccolti una volta. Dov'è? Oggetto chiave? No, è un amuleto! Aumenta la salute massima quando le sentinelle consacrate proibirono qualunque altra religione che non fosse il culto della giudice chierica. Pochi cittadini di Mondstadt ne furono sorpresi, dato che il passaggio dell'ordine alla tirannia era stato graduale ma evidente. Aia! Questo lo mettiamo perché tanto io sono pesante come la merda. Di quanto mi aumenta, se può sapere? Oh! Beh, guarda! In un gioco del genere, onesto. Onesto! Va bene, questa era quindi una sorta di... piccolo extra. E credo che la incontreremo anche, questa giudice. A meno che non sia proprio la signorina bionda che abbiamo visto all'inizio, nella cutscene iniziale, che potrebbe essere, è la Madonna. Via. Questi cerchiamo sempre di ucciderli, che comunque sono un po' di vigore che vai a farmare, anche se in realtà in Umbra l'ho capito che non bisogna perdere il tempo, eh. Non bisogna perdere tempo perché ci vuole un attimo a ritrovarsi con la barra piena, spawna quel mietitore rosso. Vabbè, ho capito. Stiamo calmi. Lei dove va? Di sotto? No, non indietro. Vabbè, dovrebbe cadere comunque. Meno male. Ogni tanto l'input lo legge veramente male. Lì ci ricolleghiamo a dove era la scala. Quello lo uccidiamo, onde evitare che poi rompe i maroni. Proviamo a fargli headshot. Preso. Prendiamo l'anima. Di là io in realtà ho visto che c'è quel ponte, ma credo che lì ci arriveremo da molto più avanti, perché vedo... Ah no, invece mi sa di no, sì, perché lì giù c'è una scala. Ci arriverà da molto più avanti. Quindi la via per adesso è di qua. Madonna, guardate che cazzo di spadone là sotto. Qui anche c'è un altro checkpoint. C'è il signorino che ci ha rotto i maroni. Droppino. Teschio il vigore. Sotto vedo... Oddio, quante matriarche. Quante matriarche. Qua non ce la faremo mai a saltare. Preparatevi perché qua adesso ci sta un... un bello scontro. Non pensavo fosse così alta. Oh! Madonna, sti oggettini nella barra. A cavolo, che fastidio. Che fastidio. C'è un altro mago? Minchia, quanti siete. Madonna, se siete tanti. Contro di loro non so neanche se usarla, magari, la campana. Perché, cioè, loro provengono da quel mondo. Saranno deboli, non credo. Sarebbe un po'... una fregatura. Proviamoci. Anche perché posso utilizzare soltanto il dardo iniziale. Oppa. Ma invece no. Prendono l'avvizzimento anche loro. Ok. Ma allora mi sa che quello non è che è un critico particolare che dà più vigore o qualcos'altro. È semplicemente un critico se sei una sorta di cavaliere che va con l'avvizzimento. Nessuna di voi spawna? Sicuri? Ah, infatti, mi sembrava. Spammino. No.
Quello che mi spaglia. Minchia, beh, giustamente sono resistenti, però, eh. Giustamente sono resistenti, però. Aspetti, eh. No, no. Accuccio, accuccio. Un seme vestigiale? No, l'ammasso di mana. Che anche questo, in realtà, adesso che utilizziamo un po' di campana, sono utili. Sono veramente utili. Ciotola delle rivelazioni. Residuo umbral. Adesso leggiamo appena abbiamo un attimo di... di calma. Minchia, questo in realtà è un posto buonissimo per farmare. Non c'ero venuto per... perché avevo paura che magari mi spoileravo qualcosa. Ma questo è un gran gran posto per farmare. Qua spawnano veramente a inoltranza. Lì sotto c'è una di quelle cose. Ah, perché mi sa che siamo diretti proprio adesso lì in realtà. Ah, pensavo chissà che giro. Che dove... che dovevamo fare? Chi è? Ah, è quello lì. Sta già per spawnare il nostro caro signorino rosso, se non mi sbrigo. Aspetta, aspetta, qua c'era un drop, l'avevamo visto. Una vertebra, queste buone. Corri, corri. Corri che questo sta soltanto in umbral. Lei va da di sotto, lì c'è anche uno shortcut. Madonna, peli peli. Peli peli, credo che ci saranno anche dei power up per diventare più resistenti a sta roba. Lo spero. Wow, a che distanza possiamo prendere le anime. Però vedete, queste briopietre, per magari non stare a sprecare delle cure grandi, sono veramente utili. Più che altro ho notato che il Sanguinatrix ti dice, come l'ho detto, beh, ti dice proprio esattamente quanto della salute massima ti cura. E quella è una figata. Quella è veramente, veramente una figata. Qui c'è qualcosa di interessante. Vabbè, ci dovremmo andare più tardi. Per adesso stiamo sotto alla campanona. Madonna. E tra l'altro a quella croce ci ha appeso qualcuno, ma lo puoi vedere soltanto in umbral. Chissà se le sentinelle si sono avvicinate molto all'umbral. Chissà. Lei stia calmo, vada giù. Così si impara. Fammi vedere. No. Continuerò fino a che non mi esplode un mimic in bocca. Io ve lo dico, ragazzi. Io ve lo dico, quello ha un parassita. Che tra l'altro... che sia... che pieta sia immortale per quello. Ha un parassita umbral, però perché non potremo vederlo? Cioè perché non riusciamo a vederlo pure se fosse? Forse perché è tipo uno di quelli OP OP? Fammi rimettere l'arco nel mentre. Che tanto credo... no, soltanto un'arma ranged puoi avere, peccato. Peccato. Ma questa è una trappola. Dov'è? Ah, eccolo. Ah no, è vero che qua c'era un gigante, l'abbiamo visto la volta scorsa, non era tipo qua dietro? No. Che l'abbiano tolto con l'update? Perché ripeto, l'update ha tolto in un sacco di zone, un sacco di nemici. Ah no, ok, sta lì. Perché l'avevo visto dall'altra parte la volta scorsa? Forse gli hanno cambiato zona, ovvero non ho la carica. Proviamo contro di lui l'avvizzimento. Attacca. Leppa. Beh, vabbè, si vede che siamo un mago alle prime armi. Non l'ho preso. C'è un mago poi, non so come possiamo definirci. Se non stai attento però ti infili in delle animazioni di casting preoccupanti, eh. Piccolo frammento di Deralium. Ti infili in delle animazioni, se non stai attento, fastidiose. Però quello potrebbe essere anche il mio controllo. Lì c'era un drop, ma chi l'aveva visto appeso? Vabbè, poi ci torneremo. Salve signore, Tanto non dovessi droppare niente tu, no? Tanto dallo scorso episodio ho cominciato anche a fissare un po' l'audio. Quando si entra in Umbral è leggermente più basso. Così non abbiamo problemi. Ce ne servono tre?
Uno è sotto. Ah, perché dobbiamo andare lì. Bene. Sono proprio contento. Non sarà un tugurio di nemici. Ecco, appunto. Lei vade, eh. Bella sta cosa delle uova. Va capito un attimo l'Umbral, perché dalle descrizioni che abbiamo letto è qualcosa che c'è sempre stato e che in realtà è sempre pronto tipo a divorare il mondo dei vivi. C'è qualcosa che va oltre a dir no, gli sto andando dietro. È la Madonna. Madonna, il Locon rimane molto... però va bene. Va bene, sì, prendi questo signorino. Mi ha spezzato il collo 3 volte il gioco. Ho capito, va bene. Ok, Madonna, ogni volta che parte quell'effetto il framerate esplode. Libro dei peccati. Attenzione, trovato in Umbral. Però a questo punto mi viene da pensare che siano tipo delle persone che sono state assorbite, che si sono portate qualcosa di loro di là. Perché l'altra volta abbiamo trovato la chiave. Questo è un libro con i contro. Mi sa che è quello per gli incantesimi che dobbiamo portare al signorino. Allora, già che ci siamo, andiamo a riprenderci il drop. Veloci, veloci. Madonna. Tu sei quello ancora di prima che sta qua cercando di risalire. Chissà perché non gli hanno messo animazioni per arrampicarsi. Forse perché loro non possono interagire così tanto con il mondo vero. O è game design. Arrivederci, lei, eh. C'era un drop qua? No. Ah no, è sotto. Ah, era... Minchia, era così sotto. Da qua mi spezzo le tibie da qua. Devo fare il giro lungo. Non l'avevo visto. Zampa fortunata. Neanche leggendole posso proprio capirlo. È la moneta d'oro di Dark Souls. Chissà in realtà quanto funziona, eh. Però per adesso c'è anche da dire che non mi sembra uno di quei giochi dove la roba per il Covenant, per la Covenant, è così farmosa e tediosa. Anzi, ci sono molti modi per ottenerle. Diciamo che rispetto a fare su Dark Souls 3 le foglie lama o come si chiamavano, mi sembra molto molto più semplice. Di qua. Bene, roba esplosiva. Cos'era quel rumore? Ah, si richiudono quelle cose. Ok. Boss. No, si continua a scendere. E sento... Oh oh! Ecco il nostro Andre. Ok, finalmente. Ecco il nostro Andre. Mettiamo un checkpoint. Riposiamo un po'. In realtà volevo farmare anche per prendere la chiave da 18.000 del Trespolo. Però penso che se ha quel prezzo vuol dire che è una zona avanzata. Quindi ci andremo un pelino più avanti. Ora che ci abbiamo un attimo di calma, devo aumentarle ancora. Il che dato è bellissimo, vedete, proprio inferno e radiosità, entrambi. Una zappa di coniglio.
Aumenta la frequenza della scoperta degli oggetti. Sebbene esista qualcuno nelle terre del giuramento che considera una zampa di coniglio mozzato un portafortuna, altri sono pronti a sottolineare che non abbia portato gran fortuna a quel piccolo poveraccio e questa l'ha tagliata via. Bello, questo è proprio un meme più che altro. E abbiamo trovato una roba particolare. Questo. Una strana e antica ciotola di origine nota. Nota che penso sia tipo... quella... Umbral, forse. Sicuro, anzi. E che strano che è lo sprite. Non so se sembrano fauci o dita. Un libro che elenca i peccati dei pellegrini accolti nella sentinelle che sono consacrate. Le loro trasgressioni passate sono state annotate ma anche perdonate. Ecco perché era in Umbral, perché l'hanno nascosto. Probabilmente. Allora, usiamo questo. Abbiamo 9,5. Vediamo se riusciamo a fare un paio di livelli. Ok, vai. 13 e 13. Ti prego, dimmi che basta. Quant'è quel cazzo di... perché la voglio la lore. Questa sicuramente va data a Mollu. Però non voglio. Ti prego, dimmi che basta. No. No. Vabbè, speriamo di poter fare altri livelli mentre siamo qua. Che cavolo però. E lì c'è... una zucca? Forse perché è Halloween? Che cos'è? Mi sa che li siamo online comunque. Mi sono dimenticato di toglierlo. E ci sono delle farfalle rosse che mi portano da una parte. Ah, ok! Non so se l'abbiamo già incontrata, perché raga, io come l'avete anche capito in live, conoscendomi, mi dimentico tutto. Cioè, ci metto un attimo a dimenticarmi cose che magari ho fatto 10 minuti prima. Quindi mi sa... è il fantasma di qualcuno che è morto. Eh sì, perché è stato ucciso da quel signorino laggiù. Ella. Minchia! E li rende... o è dura la zona, o li rendono più forti. Fai vedere? No, 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 no. La lanterna rossa li rende più forti. Ok. Fighissima come cosa. Vieni, sento dei cani. E ci dà degli occhi strappati. Ci dà la moneta... dato qui c'è uno shortcut. Ci dà la moneta della Covenant. Salve lei. Sì, ma prima devo liberare Andre. E questo shortcut dove porta? Alla... Madonna, ma a saperlo non l'avevo messa la robettina. Però che palle sta roba di questo gioco. Dovrebbe portare dove c'è la porta con il signorotto, no? Vabbè che in realtà poi se in New Game Plus è vera sta cosa che tolgono le vestigia... è una figata, perché poi dovrei andare appunto da una aiuola all'altra e gestirti bene tutto. Mind yourself, you're on it. Va bene, tu dici la stessa cosa, a questo punto mi riposo qua. Eh sì, c'è... mi sa che non ci avevo fatto caso neanche la volta scorsa. Al posto della lanterna hanno una zucca. Va bene. Va bene, va bene. Diciamo che loro sono molto più improntati alla community. Questa è una roba che From non avrebbe mai fatto. Però figo. Ma in realtà sto vedendo che gli stanno dimostrando veramente tanto tanto amore a Lords of the Fallen, gli sviluppatori. E bravi. Perché se lo merita. Se lo merita davvero. Questo ti lancia di sotto perché ci stanno i cani maledetti. No, tu stai a cuccia. Minchia, ma siete diventati ancora più duri. Togliamo sta zampa. Quel cane sta abbaiando lì? Ah, perché vede la cosa Umbral. Mi sa che sono cani... istruiti all'Umbral. E sento qualcuno che prega? Sì,
Senta lei. Tanto mi sa che ha un elmo. Ha un elmo. Ok. Ha un elmo il cane, ma posso romperglielo dopo tot colpi? Fa vedere. Sì, si sta... Ah, sì, si rompe. Bellissimo. Madonna, interessante. Però non c'era solo un cane, infatti ce n'è uno anche laggiù. Credo sia un cane. Sì. Però questi non gli faccio danni rossi. Forse perché non sono deboli al perforante. Dove vai? Mi sa che è una donna. La sento che stai invendo contro le sentinelle. Maledette sentinelle e le loro campane. Dardi radiosi. Ah, è per una balestra, giustamente sono dardi. Sì, ma se io sto qua... Ma scusa, c'era soltanto un cane, non ci credo mai. Cioè, due soli? Damn sentinels. Sentila. Insult to Gerlinda's skills. Insultano le abilità di Gerlinda o Gerlindu. Una signora fabbra. Ma lei stia calmo che devo ucciderle il cane. Sì, 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 tira fuori lo scudo. T'ho missato. Eccolo qua, mo comincia a giocherellare. Le. Guarda là che parata divina che fa. Guarda che cavolo di parata. Qua ce n'è un altro, sì. Ok, meno male che il lock mi dà una mano. Un altro. Manca il signorino. Dov'è? Ma scusa, si è disattivato così di botto? No, no, loro sono proprio più duri qua. È una zona che sta avanzando piano piano di livello. Sì, sì. Questo è farsi furbi. Tanto prima o poi devi fare qualcosa, no? Ok, perfetto. Non volevo farlo così perfetto, ma ci sono riuscito. Chiave della cella. Qua serve la chiave del trespolo. Addirittura. Salve, è un momento che devo esplorare prima. Qua c'è una statua per tornare in vita, perché lì giustamente c'è una di quelle robe in cui per entrarci devi essere per forza dall'altra parte. Questi sono cani normali, però madonna che belli. Che belli. Andiamo un attimo in Umbral. Una cassa. Non si sa mai. Anello della sfida. Aumenta la resistenza a tutti gli effetti di stato. Gli stati confinanti di Sterlivo costituiscono le uniche terre al mondo ancora realmente controllate dai Grook, il cui impero si è ridotto nel tempo a causa dell'avidità e dell'intolleranza degli umani. Va bene, come al solito questi sono quei momenti in cui cominciano a parlare di roba random e tu fai va bene. Ok. Se lo dici tu. Ciao, e c'è anche un mostro. Damn sentinels and the damn bells. Mad bastards. Insult to Gerlinda's skills. Waste of her time. Va bene. So, you're not another of these fools. Good. That key. Hand it over. E vabbè, gliela diamo. Lei è il nostro fabbro. No one gets the better of Gerlinda for long. Finally, make a slave of Gerlinda. Ha! You made a slave of me. You don't count. Anche tu sei un po' stronzetta, eh? Doing an old Grawok a kindness. Aren't you a credit to your species? Ah, ok, lei è una di quelle che abbiamo appena letto. Tipo una sorta di nano o qualcosa del genere. Doing an old Va bene. Credo che dobbiamo un attimo refreshare la zona. E poi l'unica via è di là. L'unica via è di là. Fortunatamente abbiamo il piccolo signorino qua sopra. Sentinel.
rispawnerà tutto, ma a dettagli. Madonna, mi avete fatto prendere un colpo. Salve, arrivederci. Possiamo fare un altro livellino tattico. Speriamo che il cap è a 14 entrambe le statistiche, ma non credo mai nella vita. Non lo credo mai. Però è un peccato sta cosa della lore dietro a quelle due statistiche. Cioè, è interessante come idea. Però, soprattutto in uno stadio molto early di gioco, metti le basse per sapere di quegli oggetti. Perché se io inizio come spreco d'ossigeno e poi metto anche le statistiche lì, è greve. Diventa veramente greve la situa. No, aspetta, Boni. Mi ha preso comunque. Va bene. Io pure sono rincoglionito però, eh. Sapete che vi dico? Madonne. Quindi però se gliela faccio al minimo è morta. No, ma è una roba che va fatta con la lanterna, perché se la facciamo così non funziona. Va fatta proprio con la lanterna quella roba lì. Ma io ho mandato sopra l'ascensore. Non me ne ero accorto. Salve, cucciolino, eh. Il fatto è che fa pochissimo danno, ma è molto di più... Ok, se n'è andata. Ma è molto di più una roba, infatti, per mettere l'avvizzimento, giustamente. Sì, vabbè, ho capito che si sta, sta camminando letteralmente di lato. No, il tracking dice, guarda. Dov'è l'altro cane? Sta qui. Dice, frega niente. Che sta succedendo? Va bene. Salve lei. Vi piace proprio muovervi così quando uno sta in degli spazi particolari, eh? Vi piace proprio, proprio. Giustamente. Mica rimangono fermi come degli stupidi a farse prendere. Madonna, l'attacco in caduta quanto male fa. Quanto male fa. Ah, ok, fabbricava campane. Ecco perché le odiava. Madonna, che bello sto luogo. Piccolo frammento di Deralium. Cioè, quindi queste sono tutte campane fatte di Deralium. Aia. Cioè, io fossi il personaggio e fossi in D&D, le prenderei tutte e le sciolgo, eh. Avrei prese tutte ed erano già sciolte. Per farci qualcosa di utile. Andiamo di qua che si va avanti. Posso lanciarmi o mi faccio male? Va bene, i danni da caduta sono punitivi. Attenzione, stranamente una volta tanto un marchingegno che si muove. Non ci speravo mai manco io. Allora, tocca dire che l'animazione non è che è brutta, ma è tipo fatta male. Perché è fatta più per dare un senso di movimento, ma non c'è veramente. Oh! Ancora lei, signorina. E davanti non c'è per niente un boss. Come stai? So, you're starting to see through their lies. Church, crusaders, sentinels, corrupt hypocrites, butchers and madmen, the lot of them. Adir, the one true god stands on the verge of finally returning and restoring order to this broken world. And what do? Defy him. Fucking heretics! Name's Damarose. And I'm wondering if Adir might have a purpose for you. Okay.
It takes strength to survive in this world, and Mornstead's no different. Adir's got no time for the weak, and neither should you. Cut them down, and take what they've got for yourself. E possiamo acquistare. Pugno dell'intuizione. Un'arma potente a distanza ravvicinata creata da un fervente fedele di Adir che preferiva un approccio diretto e personale quando doveva affrontare i pagani. Ascia d'un mutilatore. Granata di fuoco. Questa è un'arma di distanza. Un urlo che ti consente di evocare dentro di te la furia di Adir, aumentando tutti i tuoi tipi di danni. Oh oh. Un dito carbonizzato che, se usato prima di seguire i due allegremi, si aumenta la ricompensa su completamento. Questo l'avevamo già visto. Allora, prendiamo questo. Certo, una granata che costa di più dell'incantesimo va bene. Però, ok. La compriamo. No, guarda, questa te la lascio lì. Spero che non sparirai via. Boss. Sì. Ma io posso colpirla, tipo ranged. Colpirlo, quello che cacchio è, perché sembra una donna. Le. Signora, tutto bene? Ma non credo di stargli facendo danno. Vediamo se riesco a infliggergli il sanguinamento. Chi è che sta... che sta mugugnando? Questo? Oh! Ti danno delle risorse prima di entrare dal boss. Interessante come cosa. Però no, non credo gli si stia infliggendo sanguinamento. Almeno perché è un boss e quindi è tipo durissima. Provo a tirargli un'ultima scarica di frecce, ma non credo. E sperando che sono immuni, Ah no, è il nostro personaggio. Abbiamo un audio per quando siamo stanchi. No, non si sta facendo comunque, ragazzi. Esatto. Gaverus la gentile, maestra dei segugi. Vabbè, ok. Oddio, c'hai i cani, no. Oddio, no, perché? Perché? Perché dovevi avere sti do... No, devo concentrarmi su di lei. Non posso andare sui cani. Ah, e nonostante tu abbia l'arco, mica ti stanni, Va bene. Che tempismo strano. Ok, con due colpi si stanna, però. E vabbè, addirittura io spero che non continuino a spawnare. Madonna, hanno delle hitbox che voi non avete idea. Oppa. Calmi, calmi. Perché se tanto questi spawneranno sicuro all'infinito, ragazzi. E va bene, come al solito il tracking è veramente nel culo, lo avete, No, non due volte. C'è un problema... Madonna quanto fanno male. C'è un problema con gli input. Molte volte li dà due volte. Cioè sembra che devi farlo frame perfect come se fossimo su uno Street Fighter. È incredibile. È incredibile come cosa, Ah, te stanni anche tu. Allora, con le frecce sì, ma con i colpi no. Brava.
Poi magari sto fa tutta sta storia e questi non rispawnavano, ragazzi, fumogena. Così. Oh, gli è entrato il sanguinamento. Gli ha fatto un burst di damage. Buona. Ma hai preso comunque. Via. Armatura trafiggi peccati. Peccatore giudicato. Perché giustamente era delle sentinelle. Le sentinelle stavano a fare delle porcate. Ok. Cosa abbiamo droppato? Perché ho visto solo l'armatura. Una borsa grande. Forse la cura per il sanguinamento. Spada da trafiggi peccati. Devo aumentare la radiosità, purtroppo. Chissà se c'ha un moveset particolare. Ma non credo, perché il gioco mi ha... Madonna, che bella. Il gioco mi ha dimostrato che è esatto. È il tipo dell'arma. Forse no, però. No, ok, è una spada... Sì, come la mia. Noi avevamo... Mi sa questa? Sì. Mettiamo un semino. No, dai, ci sarà sicuramente una vestigia dopo tanto. Spero. E poi avevamo in realtà droppato anche l'armatura. L'armatura. Dov'è? Ma a trovarla qua in mezzo. È questa. Madonna, che bella! Armatura da trafiggi peccati. Fammi vedere. Sì, devo andarla a mettere da qui, giustamente. Che bella! Perruca questa... Vabbè, però nella stanza del boss voi potreste anche andarvene a fanculo, onestamente. No, cominciano a spawnare. Questa perruca ce la vedo. Questa perruca ce la vedo, dai. Si scende ancora più in profondità. Madonna. Ah, perché giustamente mi sa che siamo arrivati proprio al pian terreno. Cioè, se noi eravamo in direzione bosco per il primo raggio. Meno male che ci sta una di sti rob. Ah, no, vicino alle cose giustamente despawnano. Vero, l'avevamo scoperto. Vestigio di Olleren. Dammi, quanti posso farne un punticino su Inferno. Fammi vedere. No. Minchia, ma secondo me sono veramente alti per sapere la lore, eh. Per sapere la lore sono veramente alti. Palude desolata. Madonna. Ah, c'è il nostro caro amichetto qua. Sì, noi siamo diretti, mi sa... Lì. Tu come stai, caro? Apologies for the dour mood you found me in when last we met, but I've perked up since then. Found myself a new purpose. At least something to keep me occupied while in Mornstead. I'm going to be a traveling merchant. Please, peruse my wares. Hopefully you'll see something of interest. Oh. Some might use the word scavenger, true, but that sounds somewhat judgmental, don't you think? I'm just putting to use that which has been discarded. You could even say that there's a sort of nobility in it. Well, perhaps just a little. Hello again, friend. Tech Yihir. Che cazzo. Pugnale da carnefice in esilio. Ah, questi sono equipaggiamenti delle classi iniziali. Armatura da lupo da guerra, sì. Ranger più maniera, carnefice in esilio. Cappelli vari. Zampette. Oh. Questi costano 5.000 in totale. Minchia. May your path be blessed. Allora, connessione internet persa. Sempre magnifici. Facciamo un riposino perché mi ero dimenticato. E allora ci andiamo a infilare nella foresta.
Poi gliela cambierò un po' per bene l'estetica, perché così non è che mi piaccia proprio. Onestamente, però non siamo qui a fare Fashion Lord per adesso. Credo mi piace questo rosso che sta molto bene con i capelli di Ruka. Eh sì, siamo diretti a quell'albero lì. Che tra l'altro anche gli alberi noto che hanno una grande importanza. C'è un drop-in. Qua stiamo per cadere di sotto. Ovviamente. No, è questo il vero boss. Ma che cazzo è? Madonna! Ma che bello esteticamente! Oh! Così? Culata! Sarai debole al sanguinamento? Fai male! Un'altra volta gli oggetti a cazzo nella barra, madonna! Che fastidio! Ma in realtà Lords of the Fallen ha un sistema di schivata molto preciso. Sto notando. È quando parte il colpo. Vedete? Bisogna schivare. Quando vedete che fanno proprio quel gesto di braccio, di che cazzo vi sta colpendo. Madonna che schivata di merda che ho fatto qua. Tanto ti avvelena pure. Ecco qua, siamo tornati su Dark Souls, Elden Ring. I fottuti attacchi lenti, che fastidio. Buono. Io posso fare questa cosa per farti qualcosa? No. Aia. La lanterna gliene sbatte giustamente. Anche perché questo coso non credo abbia un'anima. Madonna che fastidio gli attacchi lenti. Che fastidio gli attacchi lenti. Voi non avete idea. Sono qualcosa. Oh. Ma ecco perché gli facevo un cavolo di danno. Non ci avevo fatto caso. Ma ho capito, ma rendi la barra azzurra. Dio Cristo. Ha un parassita. Infatti dicevo, madonna, punitivo. E che è punitivo? E che è riprotetto. Oh, cos'era? C'hai seconda fase? Quella spero non sia una presa, perché sennò sei morto se mi becchi. Aia. Eccomi qua. Fa le finte. Cioè almeno l'animazione fa la finta, non lui. Perché fa finta di partire e poi va. Però bello, certo. Mi fossi accorto prima che aveva un fottuto parassita. Anche meglio, eh. Cioè, solitamente gli fanno la barra tutta azzurra per fartelo capire. Sto giro non gliene è sbattuto niente, eh. Oh. Lì giù vedo un arco particolare, vabbè. Sto giro non gliene è sbattuto niente, eh. Oh. Oh, questo è il viandante di ferro. Questa vedendola mi sembra pietà. Pietà. E questa mi sa... Sì, se non esplodessero le farfalle potrei un attimo capirlo. Questa credo che sia la signora della fiamma. No, voglio farmeli da solo.
Allora. Ce l'ha dietro. Mi sono fatto ricolpire come un minchione. È una cosa... Non ce la faccio. Vabbè, stai calmo tu. Dov'è? Certo, prendere quello stronzetto là dietro. Sì, ho capito, ma queste non sono animazioni, figlio mio. Cioè, abbi delle animazioni. No, lui si lancia a cazzo. Non è neanche... Non subisce neanche il sanguinamento. Tanto qua ci arrivi, no? No. Ho sbagliato. Non è quando sale. È che schivo quando lo vedo che alza il braccio, ma non è lì. L'avete tutti sti tipo sorta attacchi AOE, eh? Va bene. Oppa. No, eccolo, madonna. E stannati. No. Gli ho rotto la stance e non si è stannato, perché? Come mai sta cosa? Mi sono preso il veleno, eh. Eh sì. Oh, non avevo visto quello perché mi ero distratto. Eccomi, e invece... No, fammi curare, merda. Prima che muoio, muore lui. Moriamo insieme, amico. È stata una bella battaglia, compare. Effettivamente anch'io non ci ho pensato. Abbiamo sbloccato il fabbro. Ecco perché gli facevo così poco. Devo andare a potenziare il fabbro. Cioè a potenziare il fabbro, avete capito?
Devo andare a potenziare le armi. Ma adesso lo dovrò riaffrontare. No, perché sono spariti, signorini. Bellissima, però mi è piaciuto un botto il poterlo, anzi l'averlo sconfitto. Anche così. Ma questo non mi darà niente. Sono andati, vabbè. Qua ci dovrebbe essere il suo ricordo. Sì, questi sono i ricordi dei boss. Come to Aureus, my child. Yes. Hands in my embrace. Oh, may your flesh sustain my divinity. Bless you. Bless you. Residuo Umbral. Ricordo del congredatore della carne. Madonna, questo è un povero Cristo che è sopravvissuto qua sotto. I resti in decomposizione di un teschio. Ma che palle, Dio Cristo. Ma dai, ma fammi sapere. Ma è letteralmente l'anima del boss. Allora, io sarei tentato di mettere un semino per tornare a fare tutte le cose al lab. Dato qui la telecamera si era allargata visto che il boss era più grande. Madonna. Però dai, ci sarà una vestigia qui, spero. Spero. Ah, benvenuti alla palude, ragazzi. No, perché giustamente se la vestigia sta sopra, perché dovrebbe sta qua. Quindi sapete che vi dico, mettiamo un semino. E andiamo a fare un po' di shopping, che ne dite? Perché sicuramente mo Gerulda là, come si chiama, se n'è andata qua. Fammi vedere. The descriers of the dawn were misguided, harboring fundamental misinterpretations of Aureus's divine will and works. Many of the Mornstead nobles entombed in this crypt followed their teachings, believing it was the light of Aureus, not its stonework, which maintained this great structure. And yet, despite their ignorance, Aureus has allowed the bridge to stand. Is that not a sign of his benevolence? Mi piacciono quei puntini puntini. Giusti. Tu ti sei trasferito qua? There is a point at which pride and purpose become self-destruction and delusion, friend. But if you insist on continuing to punish yourself, then I suggest you venture into the woods. Unnaturally frozen and home to terrors they may be, but they also contain one of the beacons to which you've dedicated yourself. And who knows what other treasures might be found there beneath the snow and ice. Come neve e ghiaccio. Quello mi sembrava tutto fuorché neve e ghiaccio. Forse è un'altra foresta? È dove sta un altro di sti cosi? Mornstead may be little but a blood-soaked ruin at this point. But the truth is that the rest of the world isn't far behind on the same path. Even without the help of those grotesque Rogar. Our world is more conflicted than ever. With men of all stations, nations, and creeds at odds. They need someone to unite them and lead them. Before they all tear each other apart like dogs. Chiave del feudo. You look tired, friend. Haven't you already suffered enough? Tu m'hai rotto già il cazzo, te lo dico. Onesto, onesto. Ma comunque, lei invece... Anzi, aspettate, prima leggiamo la chiave. Dove? Ah, sì! È tutta ghiacciata, ma che bello! Una chiave che permette di accedere al feudo di Kingrang. I cittadini di Kingrang, che avevano giurato di proteggere la loro padre, ebbero poco tempo per comprendere il loro fallimento mentre il gelo spietato li inghiottiva rapidamente. Aia! Tu niente. Allora, da te devo vendere, in realtà, un po' de cose, perché mi serve un anime per fare altri livelli. Cioè, sperando che quella roba, raga, non sia al 20, perché se sta veramente così in alto la lascio lì. Cioè, ormai fa parte del nostro personaggio. Ma queste non le userò mai. La perdita del vigore, la zampetta pure. Queste, in realtà queste dovremmo mantenercele per poi vedere la roba, eh.
Però tanto ne troveremo un botto. Ne troveremo un botto sicuramente. Le pietruzze. Abbiamo trovato anche un altro occhio la volta scorsa. Vero. C'è qualcos'altro che posso venderti? Ah, questa roba qui. Più che altro... eccola laggiù. Io vorrei potenziare le armi. Quello è un drop? Ah no, era una candela che era spawnata male. Tale. Ah, you again. Gerlinde found herself a place to do a little business. She hasn't seen any other Groak since arriving in this shithole kingdom. But, Groak or human, sturdy armor and lethal weapons are a universal language. Okay. Speaking of business, Gerlinde has something you might be able to help with. She's looking for some items this whining bag of bones left in Mondstadt a long time ago. Gerlinde is undeserving of what she seeks, traveler. And self-centered besides. You would do well not to aid her in... You know full well the agony Gerlinde can inflict on you as long as you wear those manacles, Sparky. My name is not... Silence! Annoying as he is, Sparky does possess certain very rare knowledge, which he refuses to share. But he carved this knowledge in crystal, and now Gerlinde wants those crystal tablets to help in her runesmithing. So, if you find any in your travels, bring them to Gerlinde, and she'll do right by you. Ok, i tizzoni, però no, mi sa che è quella roba delle rune che c'era anche nell'originale. As I would not to Gerlinde, I will not reveal the locations of the tablets to you, traveler. Even upon pain of death. Va bene. Potenzia equipaggiamento, parla. Acquista. Che vendi? Oh, una balestra! Le balestre vanno su forza, non si sa perché. Dardi spaccati. Oh, vende altre di queste robe, vende i sali. Vende un flagello. Allora, io direi di potenziare un paio di botte questa spada. Posso potenziare anche... Oh! Anche gli scudi. Rune 1. Ah, ok, potenziandoli piano piano magari sbloccano. Dato la nostra abilità extra. E si potenzia. Questa in realtà è molto Dark Souls 1. Perché su Dark Souls 1 potevi potenziare tipo, che ne so, le armature e compagnia. Allora, diamo Madonna quanto. Allora, un paio di botte dell'arco e un paio di botte della spada. Per adesso. Chissà quanto sarà il massimo, più 10 forse. Andiamo a vedere di qua se c'è qualcosa di nuovo. Andiamo a vedere prima sopra. Magari è arrivata la signorina qua, ma non c'ha senso che lei stia qua, eh. Forse sta fuori. No. Va bene. Quella continuerà il suo viaggio. La troveremo magari in qualche posto da dir. Perché da quel che ho capito puoi andartene giustamente anche dall'altra parte. Qua sotto. Va bene. Qua non c'è niente di nuovo. Lei come sta? If in doubt... You heed the captain. He's never steered me wrong. Va bene. Oh mio Dio, perché c'è un doggo? Ciao. Madonna. Te petto tutto. Ma perché abbiamo sconfitto quell'altro boss? C'è uno dei pochi cuccioloni che magari è rimasto... Cioè non era corrotto, diventato una bestia di Satana. Bello se ogni boss che sconfiggiamo aggiunge dei piccoli NPC, eh. Molto molto carina come cosa. Allora, io deduco che la tavoletta di merda vada data a lui. Ma io non gliela voglio dare.
Non perché non se la merita, ragazzi, ma perché io vorrei sapere la lore di questa minchia di cosa. Allora, vediamo come possiamo andare di livelli. Quanti ne possiamo fare? Uno. Portiamo la radiosità a 15. Io gli do tempo fino al 20, eh. 20-20. Poi se può anche attaccare. Per me mi dispiace, ragazzi. Cioè, verrà aumentato, ma noi stiamo andando comunque sempre in delle zone differenti. Non possiamo rimanere indietro con le statistiche che ci servono per fare i danni. Cioè, che ci servono anche un attimo per sopravvivere. Io ho capito un attimo, però fino a una certa. Vediamo se riusciamo a fare quest'altro livello. Questo ci abbiamo un doppione. Dai, mi mancano tipo 80 anime e posso fare il livello. Qualcosa di inutile da vendere? Beh, un paio di queste. E questa purtroppo è una roba che mi costringerà tra un episodio e l'altro a farmare sempre un po'. Se dobbiamo andare avanti così. Per comprare oggetti e cazzapippoli che magari li leggiamo insieme. Fa vedere. No, ancora non basta. Oh, oh, buoni, 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 ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Fa silenzio, nella tua disperazione riesci a sentirlo, quel richiamo soave, è lei che ti chiama a casa. Va bene. Questo è radiosità, quindi ce lo terremo. Mentre precipitava nella fossa da cui sarebbe... non sarebbe mai emerso il predicatore che sosteneva di essere l'incarnazione di Orius. Perdonò le sentinelle consacrate per le loro azioni sbagliate contro di lui e i suoi segaci. Radiosità. Una strana e antica ciotola di origine nota. Fa silenzio, nella tua disperazione riesci a sentirlo, quel richiamo... Ma scusa, ma dai! Ma no, ma non mettete sempre la stessa cosa! Corpo militare d'elite al servizio della chiesa della radiosità oriana. I crociati oscuri diffondevano gli insegnamenti della chiesa e del dio radioso Orius. Sul retro del rosario si legge una piccola incisione: purifica i cinque fari. No, questo l'avevamo già letto. Vediamo se abbiamo sbloccato altre robe interessanti. La radiosità. Mi sa che questi possiamo leggerli adesso, perché non me li ricordo, cazzarola. I semi vestigiali sono rari a Umbra, la loro natura e la loro origine, anzi le loro origini sono sconosciute, anche se i loro gusci secchi e rigidi appaiono privi di vita, al loro interno sembra sia contenuta un'essenza di qualche tipo sufficiente a dare origine ai germogli vestigiali. Beh, perché è palesemente un feto collegato con un cordone umbilicale a qualcosa, forse quella lei che abbiamo letto nell'altra descrizione. Dall'insetto più insignificante al dio più potente, qualunque essere se vive lo fa all'ombra di Umbral. La presenza di Umbral è a volte segnalata dalle falene Umbral, creature effimere e intangibili che fruttano tra la realtà. Tra le realtà, perdonatemi, oggi sono sciolta, avete capito. Le cui origini e la cui natura esatta sono ignote. Vabbè, molte descrizioni in realtà sono copie incollate, eh. Quando i Rogari invasero Mondstadt, alcuni dei prigionieri del regno che erano al corrente degli eventi furono felici di quel massacro, ma poi, quando i Rogar vennero a prenderli, l'esultanza cessò presto. Perché li lodavano, poi gli sono venuti ad aprire il culo. Mm. Che succede qua? Ah. Nella sua violenta amarezza, uno dei tanti pellegrini rifiutati dalle sentinelle consacrate si diede al furto e all'omicidio per sopravvivere, prendendo segretamente di mira i suoi compagni emarginati di tre proprio il pellegrino, finché una semplice incidente lo fece precipitare verso la morte senza che i suoi crimini vennero mai scoperti. No, questa l'abbiamo letta. Per il culto del giudice ladro sono nate meno religioni rispetto agli altri giudici. Ah, mica, qua stiamo parlando del primo, eh. Ma molte di esse concordano sul concetto secondo il quale, con la giusta combinazione di immaginazione e desiderio di violenza, qualsiasi cosa può diventare un'arma. Cioè, comunque, io non so se questa ci stava già di descrizione, ma farmi aumentare la radiosità e l'inferno per leggere una descrizione del genere mi fai venire voglia di mandarti a fanculo, eh. Cioè, onesto. L'addestramento delle sentinelle consacrate è lungo e rigoroso. Di fatto non si conclude mai, no, questo l'avevamo letto. Aia, questa è alta.
Questa è alta, alta pure questa. Sì, vabbè, ok, praticamente tutte le descrizioni extra l'hanno fatta appunto perché magari te le vai a perdere, ma sono copie incollate. Però almeno adesso possiamo dare questa ciotola. Abbiamo 22 di vigore. Vieni, signorino. Credo che vada da te, no? Consegna ciotola delle rivelazioni. Ah, a key to shadowed halls of the past. Their delights now yours to indulge in, bearer of the lamp. Ok, però voglio fare prima un controllo. Cioè, dandotelo, l'ho persa. Ok, questa è anche per il futuro. E quindi? Offri ricordo. Oh! Ok! Noi possiamo usare quei ricordi che prendiamo tramite i fantasmi nelle zone dei boss per prendere qualcosa? E di pietà? Oddio Cristo! Ilmo di pietà con lei del santo rinnovamento, malconcio e macchiato ma ancora resistente. Madò! Ecco che cosa servono i gamberetti, minchia, 40. Una spada un tempo impugnata da pietà. Riflessi benedetti, quelli che usava lei. 30 radiosità, Dio Cristo. E tu? Ma quella è roba extra. Quando i poteri della giovane pietà sbocciarono in modo ancora più brillante di quanto le sentinelle consacrate si aspettassero, le raccontarono delle sue origini miracolose, della sua natura straordinaria in quanto nata da una madre umana impregnata dalla luce saga di Orius in persona. Ah, ok. Tu invece? Ondata di carne. È roba Umbral. Scatena una pioggia di resti umani in decomposizione e fluidi assortiti. Questo lo prenderemo. Lancia reliquia di San Latimer. Impugnata da San Latimer delle sentinelle consacrate, venerata come reliquia dopo la sua morte finché non ne persero le tracce. Ok. Bello. Ed va su radiosità questa roba qui. Questo, dai, lo compriamo. Ok, ok. Vendi qualcosa di nuovo? Oh sì, incantesimi nuovi. Arma nel veleno. Evoca un guardiano umbral che attacca con la magia umbra tutti i nemici nel suo raggio d'azione. Vai. Non siamo poveri, è vero. Sarà per la prossima. Un anello realizzato con piccole ossa flessibili e un occhio appannato e fisso aumenta la resistenza alla paura. Puoi comprare 3 gamberetti. Crisaide della rinascita. Una crisaide origine umbra. Si usa per riassegnare i punti livello esistenti del giocatore. Ok, R-Spec. I sostenitori della madre... Eh? I sostenitori della madre putrida celebrano tra le sue virtù il fatto che ricevano tutti nella sua grazia. La sua accoglienza non è non è incostante, a differenza di molti altri dei. Ah, il fatto che riceva tutti nella sua grazia. Ok, allora quella che abbiamo letto nella descrizione è questa madre putrida. Sarei stati per aggiungere a un'arma i danni d'avvizzimento. La magia Umbral può essere devastante per la carne dei mortali, visto che il suo scopo è fondamentalmente quello di spingere l'esistenza di un essere vivente da Axiom al regno di Umbral. Ok, di ucciderlo. I veri credenti di Orius, Adir o qualsiasi altro dio raramente temono la morte, e questo vale certamente per gli adoratori della madre putrida, che attendono con ansia il suo abbraccio. Se c'è il finale Umbral, mi inquieta. Per alcuni, anziché essere una liberazione dal dolore, la morte è solo la porta di accesso ai nuovi tormenti di Umbral. Occhio della vendetta. Ah, mi sa che questo ci permette di vedere quelle lanterne rosse. Ok. Posso potenziare la lanterna che non mi ricordo? No. Però posso infilarci un altro occhio. Qual è il mio? Schivando al momento giusto applichi avvizzimento al nemico che ti ha attaccato. Bellissimo. Va bene. Andiamo giusto dall'altro signorino, ma te lo dico, io non te la do quella roba finché non posso leggere nella descrizione. Mi dispiace dirtelo, signorino. Mio. No, è inutile che si parla, non ti do un cazzo.
Fammi vedere se qua posso leggere qualcosa. Niente, niente, niente. Tra le sentinelle consacrate, le strisce di sangue sulla maschera delle badesse sono considerate il segno del loro profondo dolore per il peccato vile senza limiti che infestano questo mondo. I seguaci di Horus che utilizzano questa magia credono che essa non solo curi la carne, ma dia anche vigore allo spirito con la sua luce divina. Bello che anche gli incantesimi hanno le descrizioni così, però, eh. Niente, 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 niente. No. No, mi dispiace, me lo tengo, signorino. Finché non posso leggere la descrizione, io sono interessato. Il primo purtroppo ce lo siamo mangiato. Spero che abbia la stessa descrizione, onestamente, di quell'altro. Ma andiamo a ributtarci un po' nella palude. Sicuramente il prossimo cap sarà a 20 come minimo. Ok, adesso abbiamo anche un po' di arco potenziato. Qui bisogna andare subito in Umbar. Tu c'hai qualcosa di particolare? No. Ci provo sempre, ragazzi, non si sa mai. Maghetto. Ah, ma ti stanni anche se ti rollo in faccia. Aspetta, ho paura, prima ti devo guardare per bene. I danni sono aumentati, sì. No. Adesso venivo mangiato da una cassa viva. Maronne. Di qua? Niente. Oh! Ciao signorino, ancora tu? Ma dai, ma vaffanculo. Ma che palle sta cosa, Dio Cristo. Che palle. Ciao. Onward you march, eh? I hope it's not for any kind of glory, because you won't find a sniff of that in Mondstadt. And certainly I hope it's not in the name of the hallowed sentinels, because take my word for it, they're no better than the Rogar. I've got many a scar to prove it. Chissà lui chi è, perché sembra un becchino. Whether you've embraced Umbral or struggle against it is none of my concern. Power is a sweet temptation. The lamb will grant you that, sure enough. But don't confuse that with loyalty. Still, I'll not deny. I owe Umbral for giving me what it did. So the vestiges will be minded as long as I'm able. Ah, ok. Effettivamente noi l'abbiamo sempre trovato vicino a una vestigia. Una sorta di guardiano. Name's Byron, by the way. I'll be around. Always am. Vabbè, adesso ripeterà lo stesso dialogo. Name's Byron. Sì. Allora, di là c'è una via con un ricordo. Qua c'è un droppino. Allora, di là si va da una parte, di là si va da un'altra. Salve lei. Lei però è vivo, perché ha l'azzurro attorno. In realtà credo che non serva soltanto a rifocillare la lanterna, ma anche a farti capire se una cosa è viva o meno. Qui c'è uno shortcut, non si aprirà mai quella. Credo servano anche per farti capire se sono vivi o meno. Togli tutta sta roba. Allora, sopra mi sa di posto dove si va avanti, quindi andiamo sotto un attimo. Pensavo fosse veleno sta zona, fortunatamente no. Dai che per adesso non sembra la palude di Dark Souls. Sotto posso scendere. Frecce del veleno. Poi, bene. Quanto costano? 2. Certo, s'applicano un po' lentamente, ma credo a sto punto che vada col danno. Quindi tu più aumenti l'arco, più fa danno e più facilmente attecchisce. Maronna, che bello. Tu sei vivo. Cosa? Dove siamo tornati? Ce n'era un altro, chi l'aveva visto? Tu? Io tanto lo so che la mia mano prima o poi verrà ammozzata. Oh, oddio, quello sicuramente lancia il veleno. Ed è una trappola se sta così di spalle. Oh, che bello! È tipo un Kenku. Gna. Peccato, non è stato shottato con un colpo pesante caricato. Gna.
No. A meno che non è tipo di un altro colore. Perché il fatto che in un gioco come Lords of the Fallen, ripeto, io il Mimic o una cosa che è più o meno quello, lo vedo come una roba più di Umbral. Cioè che ti vuole trascinare nel mondo dei morti, che ti uccide. Quindi non ci vedo una cassa, voglio... Cioè ci vedo più qualcosa di immateriale. Qua non si può andare. Questa zona sarà un bel gatto in culo. Perché un gatto in culo? Una bella gatta da pelare, perdonatemi. Un gatto in culo. Un gatto in culo fa male, ragazzi, mi raccomando. Non fatelo mai. Vabbè, ma saremmo arrivati sotto. Sì, là è dove stavamo prima, siamo scesi. Qua c'è un altro posto dove puoi mettere la lanterna. Ah, lì già ci ricolleghiamo allo shortcut, mi sa. Se la mia mappa in testa mi sta dando una mano. Ormai è diventato un meme dire la mappa... Madonna. È diventato un meme dire la mappa mentale. Ascia dell'angelo. Salve, signorini, Che tra l'altro ho notato che gli attacchi pesanti non fanno per forza di cosa più danni, ma servono soltanto a rompere la stance. Cioè sì, fanno un pelino di più di danni, perché quello ovviamente, ragazzi. Però non è quello il loro funzionamento, non è quello di rompere... di rompere, non è quello di fare danni, ma è quello di rompere le stance. E di stannare. Ha droppato, signorina? Oh, buono, un seme. A sto punto, visto che ce ne abbiamo tanti... Vabbè, ma se... Allora, io scommetto sul fatto che quello è lo shortcut. Che ogni volta che li metto dietro l'angolo mi riappare. Dio Cristo. E quello... è un signorino come quello di Gerulda? O come si chiama? Salve, signore, attenzione, zona avanzata e facciamo così male. Non si è attivato? E invece si è attivato. E si è anche buggato. Meglio così. Salve lei. Perché questo mi sa che è tutto un villaggio di quelli tipo vicini ai fiumiciattoli, no? Che sono sospesi in aria. Che cos'è quell'abortino? Salve! Boni! Dai, oh! Questo è di Umbral sempre, sì, perché non aveva l'azzurro attorno. Dovrei mettermi, effettivamente, l'anello... Dov'era? Ah, no, era quell'altro. Peccato. Vero. Devo comprare l'anello per la paura, perché a me piace troppo stare in Umbral e dà tanti tanti vantaggi, per carità, anche svantaggi, però è molto utile per farmare, per trovare fin da subito tutti i percorsi. Tu? Lì c'è una scala Umbral. Oh! Salve! Madonna, che infarto che mi ha fatto prendere, signore. Da quando è che sono diventati tre? Com'è successa sta cosa? Deboli al sanguinamento? No. E invece sì. Oh, si buffano l'arma col veleno. Fighissimo. Oh, minchia, quanto male. Tacci tua. No. E dato facendo dei test ho anche notato che più la roba con cui provate a fare la parata per fare il parry è piccola e più avrà frame. Armi comprese, se volete provare a fare un parry con lo spadone avrà molti meno frame rispetto magari a un pugnale. C'è una scala da far cadere. Scala solo Umbral. È che non ti pareva. Arrivederci. Butta giù. In realtà questa mi pare una di quelle solite zone che sembra enorme per via dell'acqua, della palude, ma che in realtà è molto molto normale. Ci avevo preso. Ok, facciamo un riposino e ci ributtiamo. Passiamo dalla zona della scala Umbral.
perché ho visto bene o male con la coda dell'occhio dove dovremo andare più o meno. Ah, cioè proprio già così baffato a stecca, vedo. Madonna. E si perdono anche un po' di vita dopo. Non so se è quello il funzionamento secondario. Vabbè, tanto voi di qua non ci potete salire, visto che è una scala Umbral. Di qua dove andiamo? Tu? Sembri normale. No, ho sbagliato pulsante. Minchia, tu sei più duro. Guardate il sanguinamento comunque. Che porcata che fa. Che porcata. Vabbè, ce ne sta pure uno dietro là a destra, eh. Non è che sono nato ieri. Dark Souls 2 mi ha insegnato. Chissà come si aumenta la barra. Come si aumenta la barra delle munizioni. Forse con la stamina. Cioè, le statistiche da caster servono per la barra del mana e stamina e compagnia per le munizioni. E va bene, sì, tu comunque sei un cazzo di medico della peste. Tutti i caster hanno le cose per mandarti a fanculo. In realtà è una figata. Questa è una cosa che mi piace un botto, perché giustamente il caster non è un guerriero. Connessione internet persa, parte 2. Sentite. Mi stanno sparando. Ma come, io ho messo online? No. Vabbè, non lo so. Chi era che mi sparava? Sentivo delle botte di balestra. Però stavo dicendo che è una figata che i caster Araldo. Ah, stanno lottando qua dietro. Che i caster non abbiano dei colpi da guerriero, delle bastonate che te sciottano, ma te spostano, ti danno le botte per farti andare via, no? Per allontanarti. Quella è una figata. Questa è una zona in realtà veramente avanzata. Là dietro c'è qualcuno sicuro. Madonna. Ah no, perché qua ci stiamo ricollegando. Credo. Di sopra il tratto c'è un'altra torre di quelle fighe. Ci stiamo ricollegando a quel pezzo dove siamo caduti all'inizio, forse. No? Qua dietro chi c'è? Oddio Cristo. E tu? Troviamo il veleno. Aia, la madonna dei danni. Tacci tua. Velenato? No. Ora? Vabbè, ho capito, zio, sei umano, però. Ok. Oh, madonna, un tick di 21? Perry. Aia. Dai, voglio provare a fare i perry perché mi voglio abituare. Leppa. È proprio quando voi vedete che fa con la spalla che vi attacca. Bisogna alzare lo scudo. L'unico fatto è che hanno questo tracking un po' di merda che rovina il mood. Perso tutte le cure. Armatura del sacro baluardo. Mi ha droppato la sua armatura? Che culo. Dov'è? E vabbè, bisogna aumentare la religiosità. Vabbè, questa sarà una run, l'avrete capito ormai. Incantatori di Umbral, molto probabilmente. Madonna, queste cose delle borse comunque, che figata. Per adesso le frecce base e quelle sanguinamento sono le migliori. Madonna di Dio, quanto duri. Cioè, 150 danni, raga, non è che so pochi, eh. Perché questi stavano proteggendo... E mi sa veramente l'accesso da dove siamo venuti? C'è qualcuno? C'è un balestriere. Credo. Sì, è quello lì.
preso in testa, bastardo. Va bene. Va bene. Ho visto una cosa, oh. Tutti i Souls-like e i Souls stessi ce l'hanno sta cazzata, eh. La freccia con looming. Corri che ce l'hai dietro. Porca troia. Sta cosa è veramente un urto. Mi fa salire l'ulcera. Oh Cristo. Oh, troppi balestrieri. Pure fatti da adamantio a quanto pare. Però gli è entrato il sanguinamento. Giustamente sono umani. Ce ne sta un altro anche di balestriere. Dio Cristo. Quanti? Sì, sta sopra. E fanno anche malissimo. Fanculo. No, prima di salire lì ci sta qualcosa. Ah no, ci siamo ricollegati anche alla zona iniziale dove avevo visto quel ricordo. Cura castigo. Per fortuna ancora non ce l'hanno mai fatto addosso. Io immagino che sia una roba tipo che ti sciotta. Oh, perché queste scintille sacre? Sì, la vedo la cosa per ritornare in vita. Perché giustamente se c'è il ricordo, bravi che hanno fatto sta cosa, eh. Perché è una rottura di coglioni. Quasi può entrare, però. Salve. Sì, ci siamo ricollegati di là. Però sapete che vi dico, andiamo un attimo in Umbra perché mi sa di luogo dove ci stanno uno di quei signorini che bisogna aprire. Oh, chi sei tu? Durissimo. Siamo morti. Guarda lì come ridono. Piccole bestie sataniche. Era una trappola. Allora, però io continuo a dire, ma perché mi mette... Io devo vedere se c'è un'opzione per togliere sta rottura di coglioni, perché non è possibile che mi devo mettere ogni volta a togliere gli oggetti dalla barra. C'era il droppino. Cerchio dell'armonia Shuja. Lo leggeremo più tardi, perché adesso arriva l'orda. Da dietro l'angolo. Salve lei, eh. Ne ha spawnato pure uno dietro. Pure le uova durissime. Aia, questa era un'altra porta lanterna. E infatti ce l'ha in mano. Ma mi sta vedendo quel fantasma lì. È il signorino iniziale, eh. E il cacciatore là. Non mi ricordo adesso come si chiama. Il primo boss che abbiamo affrontato. Allora, qua si torna in vita. Andiamo perché non mi sembra di vedere robe particolari. Di qua c'era una via. Oddio, c'è un altro di quei colossi. Vediamo il sanguinamento se funziona meglio. Anzi no, è grigio scuro. È resistente al perforante. Non è bianco, è grigio. Certo, il sanguinamento comunque... quello sconosciuto. No, la pietra mi ha fatto cadere come una merda. No, no, ok, sì, gli è entrato, ma non è che gli ha fatto molto. Quella è una presa, sicuro. Peccato, non ho droppato. Guarda quanto mi piace sta armatura comunque. Veramente, veramente bellina. Da vedere in realtà, dai, torniamo un'altra volta in Umbra. Che non mi va di starla sempre a dover cacciarla di fuori. Comunque credo che in questo episodio ho talmente tanto... veramente smaronato... e sgarato nell'italiano che è qualcosa di incredibile. Quindi perdonatemi per chiunque sappia bene questa bellissima lingua. Sì, siamo tornati qua. Lei? Pezzo di merda. Hai droppato anche?
Bordo delle munizioni. Questi mi sa che sono utili per farmare. E questo, madonna, è stato aperto da uno spadone di Cristo. Spada di Reshmesa. Ve l'avrò detto malissimo. Ascia dell'angelo. Un'ascia un tempo brandita dall'ultima persona che ha avuto il ruolo di angelo del vuoto. La causa dell'improvviso cataclisma che spazzò via i reietti adoratori di Umbra, della palude desolata, non è mai stata chiarita dai cittadini di Karrat. Ma qualunque sia la verità, in molti ritennero si fosse trattato di una condanna autoinflitta e meritata per qualche pratica profana. Lancia di un guerriero Shuja. Dopo diverse spedizioni senza esito nella palude desolata, costate molte vite, sia le sentinelle consacrate che i Rogar furono costretti a riconoscere la letale padronanza che gli Shuja esercitavano sulla loro terra. Wow, minchia, sono riusciti a mettere... Porca troia! A far sentire la presenza a loro? Una spada un tempo impugnata da Reshmesa di Perdam. Spadaccino aggraziato e letale, Resh ha formato e guidato un culto dedicato all'adorazione del giudice guerriero. Quando il gruppo si sciolse a causa di lotte interne, egli decise di predicare il suo vangelo e di proseguire i suoi studi marziali oltremare. È uno spadone? Giustamente, l'abbiamo visto là per terra. Però bello che effettivamente stava lì e ci ha droppato quello. Perché non lo posso mettere? Madonna! Aspetta! Ma che cazzo è questa roba? Ma bellissimo! Qual era ogni volta questa? Non vedo l'ora magari di utilizzarli in futuro, quando abbiamo un po' più statistiche. Sapete, non dobbiamo livellare le statistiche della lore. Tacci loro. Va bene, ci siamo ricollegati là. Adesso riscendiamo. Però, quindi... effettivamente ci sta gente che proprio li prega per bene i signorini Umbral. Perché giustamente in mezzo a tutto questo buttanaio di sentinelle corrotte, di caos, di Rogar e cazzapipoli, loro hanno detto l'odiamo, tanto dobbiamo morire come degli stronzi, no? L'odiamo quello che c'è stato dall'altra parte. Giustamente. Allora, di qua possiamo tornare al checkpoint. Intanto vedere questi robici dà dei residui per prendere le armi dei boss e le armature, quindi molto molto utile. Riposino tattico e continuiamo ad esplorare. Anche se oggi non l'ho detto, però continuo a dirlo, l'estetica di Lords of the Fallen è qualcosa di incredibile. È veramente veramente bello. Mi intriga un botto. Oh! Così in faccia proprio. Maledetto. Ah, stai fuori aggro. Non è vero. Forse sì. È confuso. Maronne. Era molto confuso. Coppia di brio pietre. Oh! Oh! Ok. Ci stanno anche le versioni potenziate, giustamente. Speriamo che le vendono, perché a un certo punto le farmerò, Anche perché purtroppo, se no l'arco a distanza lo usate tre volte, fine. Lì giù c'è un altro di quelli che spara il veleno. Qua sotto avevamo aperto, salve a voi. Lì c'è un altro dei signorini. Mi sa che l'ho triggerato. Sì. Vieni, Buono. Madonna, che bello il sanguinamento. Allora, di là ci siamo stati. E ok. Andiamo alle spalle di quello. Anzi, abbiamo l'arco, no? Facciamo un paio di botte con questo. Vieni qua. Voglio vedere se c'ha qualche drop figo. Dammi la tua anima. No. A sto giro non ha droppato al 100%. Ci dovrebbe essere uno di quei cosi che avvelena. Dove è andato? Salve lei, In realtà qua ci sono due vie. Perché ci sta la via di là, che tra l'altro è sott'acqua, perché c'è quel... non lo so se lo vedete qua a sinistra.
C'è un tizio su dei trampoli, perché lì ci dovrebbe essere l'acqua. Bellissimo. Quindi però se io glieli spacco, tecnicamente lui muore. Allora, scendiamo giù per adesso. Mi sono perso il Kenku Mannaro. Ah no, oddio, questi sono dei piccoli cancri. Allora facciamo il giro di qua in realtà. Ci dovrebbe essere anche uno di sti puzzetti, che in realtà è vivo, soltanto che vive anche in acqua. Aveva effettivamente la puzzetta addosso. Aveva la puzzetta addosso. Maniche fetide del sacrificio. Aia, qua non ci si può andare. Che la Madonna. Scendi giù, bravo. Mossa poco saggia, ma la apprezzo. Di giù c'è un'altra matriarca. Sto per infilare. C'è un potenziamento per la cura. Stannati. Lo sapevo che mi stavo andando a infilare. Madonna. Potenziata al più 2, ma molto forte. Devo prendere la stamina. Buono. Salve signore. Guardali come continuano a spawnare. Perché questo mi sa che è di qualcuno che era stato tipo benedetto da Horus e compagnia. In realtà adesso finalmente possiamo leggerla questa, mi sa. O ci abbiamo ancora troppo poco? No. Perché di questa sono molto curioso. Perché la troviamo soltanto in Umbral. È come se assorbissimo l'essenza di una persona molto 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 devota a Horus. Però che giustamente nella morte si è ritrovata poi di qua. Scavatrice Umbral. Che cos'è? Un oggetto o... cioè è un'arma? Non è un oggettino. È una roba da lancio. Poi la leggeremo perché è vero, siamo in Umbral. Non mi posso fermare che sennò spawna costantemente merda ovunque. Lì si può salire sopra. Lì c'è uno shortcut per più avanti. Di qua c'è una di quelle robe per metterci i signorini. Quante ne abbiamo? Ma sì, dai. Così mal che vada. Allora, sotto abbiamo esplorato. Andiamo a vedere sopra perché mi pare un dead end. Lì c'è il nostro signorino con l'inveleno. Lancia da guerriero, va bene. Allora, perché qua si va avanti. Buoni. Lì si va avanti, però si dovrebbe ricollegare a sto ponte che stava a quel grande falò dove siamo stati prima. Quindi cerchiamo di essere un attimo ordinati, perché questo è uno di quei posti molto intricati che ci vuole un attimo. Veramente un attimo a perdersi. Ah, magari ripassare nello stesso punto più e più volte. Dai, calmo. Salve lei, eh. Qua possiamo anche tornare un attimo in Umbral, anzi fuori Umbral. Eh sì, lì c'è dell'acqua. Ma se io facessi questo? Cade giù. Però sopra... Ok, si mette il veleno davvero. Però sopravvive. Va bene. Con un... vabbè. Lasciamo perdere. Allora, qui è da dove siamo venuti. Lì è dove si andrà avanti. Allora, facciamoci questa via qua. Perché prima esploriamo tutto il sopra e poi ci andiamo a infilare sotto. Perché di qua c'è il falò. Ok, che c'era il tizio di spalle e tutto quanto. Lì c'è la parte sotto in cui poi andremo. Lì eravamo... la Madonna dei danni. Che cosa mi hai tirato? Dio Cristo.
Tacci miei che ve sto a fa anche sopravvive. Oh! No? Sì? Oh! Un fottuto nido. Ok. C'avete qualche comportamento strano voi? Ammasso di radici abbiamo trovato. Anello del male di rettile. Esemplare. Allora, non l'avrò letto malissimo perché non, o era sbagliata la parola. C'era stata messa male. Lì c'è un buco. Lì per forza ci andremo ad infilare sotto, dove poi andremo. Sì, ho capito però quanto spam di merda dovete fare voi. Ce ne sta uno pure dietro di noi sopra. Appunto. No, non con questo, mi sono sbagliato. Il mirino ogni tanto si bugga. Vabbè, tanto lì ci andremo. Avremo la nostra vendetta, ragazzi, non vi preoccupate. Allora, di qua c'è una via. C'è qualcuno che canta? È stata pietrificata. You! How about some help? The sorcerer I was traveling with said the trinket I wore was actually some kind of ancient magical accessory. Said it would toughen my skin against harm if I let him reinvigorate it with his sorcery. As you can see, he did that sure enough. Stupid bastard. But he was a stupid bastard with coin, and a mercenary's got to make a living. Ok, la mercenaria. E quello che è a fianco? Ah, non lo puoi prendere finché non la liberi. Wilmark wanted protection for a journey to Mondstadt. He thought there was powerful magic here for the finding. But the coward ran off when some creatures appeared soon after I started petrifying. They couldn't take my head, but hopefully they hunted him down. Trina, peace. So, looks like my blade's for hire again. When I can swing it. Ok, ma io come te libero? Get this damn thing off me and I'll be in your debt. And who doesn't appreciate having a favor in the pocket? Get this damn thing off and who appreciate having... Devo attaccarla? E ho capito, come faccio? Perdonatemi. Ho bisogno di una magia, un qualcosa che non so. Non ho niente che cura. Forse è un incantesimo. Ricordiamocela lei. Fu così che fu dimenticata per sempre. Allora, prima di andarci a infilare sotto, in realtà voglio iniziare il viaggio sotto da di qua, perché così ce lo facciamo bello ordinato. Perché di qua è dove si saliva, cazzapippo, e tu sei vivo? No. Qua c'è il Kenku bastardo. Questi posso attaccarli tipo zero danni. Io spero che si rompano, sono dei pali di legno. Sì! Bellissimo! Devi mirare, sai, lo stronzo che sta per terra comunque. Perché effettivamente, col fatto che noi porteremo avanti tutto, potrei anche comprarle le altre campane. Le dita... per fare la roba da inferno e la campana sacra. Perché quelli comunque sono robe molto interessanti, eh. Probabilmente quella cura particolare che toglie tutti gli effetti strani. Ok, qua sotto stiamo dove stavamo prima. Dai, accuccia. C'avevo qualcuno dietro? No, ho sentito... un effetto molto strano. Però va bene. Attenta a ste cose che sono esplosive, Dio Cristo, me lo dimentico sempre. Qua ci dovrebbe essere anche...
È il signorino del veleno. Giavellotto avvelenato. Oh oh. Oh oh. Ok, ma in realtà sta zona è finita per bene. Manca solo la signorina. Ma a meno che non devo prendere quel drop. Get this damn thing off me and I'll be in your debt. Ma lei in realtà l'hanno tradotto con aggeggio, ma indica la pietrificazione. Oh. Buoni. Sapete che vi dico? Visto che comunque abbiamo quasi raggiunto le due orette, facciamo una roba molto figa. Torniamo un attimo a casa, compriamo la campana, proviamo a fare questo test con lei, quindi del provare a usare quell'incantesimo, e poi ci abbandoniamo. Sperando che adesso cambiare zona non la uccida, Spero vivamente di no. Tu potenzia il Sanguinarix. Vedete, 5 carichi e più 50% recupero PS. Cioè, quindi lei... cioè, lei. Questo oggetto ci curerà il 50% del nostro massimo. Credo. Ok. Tanto abbiamo 14.000... anime. Prossima volta, se mi gira male, magari potenzi tutto quanto. Dai, vediamo che cosa riesco a fare prima del prossimo episodio. Tu dovresti vendere. Ogni volta mi dici che è roba nuova. Ti curi con la radiosità? È questo? No, perché ma mi sa che già l'ho comprato. To strive in darkness. Rispetti lei. Era santifica, costa 18. Dio Cristo. No, per adesso compriamo sta campana. Arrivederci. Non ci arriveremo mai. Riesco a farli secondo voi 18. Sì, 18. 3 livelli tattici. Dai, con 13.000 secondo me sì. Miglioramento. Oh. Anzi, riusciamo a farne... no, soltanto 3. Perfetti. Ci bloccheremo al 20-20. Poi cominceremo a far salire anche altra roba. Torniamo lì. Al germoglio. No, alla palude. Io spero di non aver appena fatto una cazzata. Però tecnicamente questa roba dovrebbe permettermi anche di vedere, spero, delle robe nuove. Per quanto riguarda le descrizioni. Ma lo scopriremo la prossima volta. Anche perché non mi ricordo se abbiamo ottenuto degli oggetti che effettivamente vanno letti. Magari faccio un check adesso prima di staccare. Stava qua sotto. Salve. Scendete voi. Non esageriamo perché... ci vuole un attimo a farsi circondare, soprattutto su sto gioco. Nessuno che mi ha grado, che mi vuole fare le cosacce. Salve lei, Allora, mettiamo... tanto bellissima sta cosa che potete equipaggiarli come cavolo vi pare, Cioè, questa è una figata. Così, R2. Ha funzionato. È stato bellissimo. Guardala con i capelli bianchi. Ok. Oh, that is so much better. Life is to be lived, not spent stuck in a reeking swamp, being crawled over by insects. Since you seem to know your way around sorcery, here, this thing's better off in your hands. And good riddance to it. I only had it because I won it in a game of dice. If I'd known what it really was. I'd have left it on the table. Never trust magic. My father taught me that.
Ah, cioè, perché lei ha praticamente utilizzato quel robo che effettivamente funziona, ma l'ha indurita troppo? Mettiamo così. Well, you helped me out of a fix, so I owe you. But let me work some blood back into my limbs first. I feel like I've been sleeping on a stone floor for a month. Meet me at the bridge. Wilmark and I passed by there, and it seemed as safe a place as any you're likely to find in this dump of a kingdom. Then we'll talk. Okay. I don't know exactly what that lamp does, but I'd bear in mind what I said about magic if I were you. Sì, ma posso prenderlo quel drone? No, dai! Ah, facciamo sta cosa. Che palle! Questa è una roba che non vi toglierete mai. Bisogna ricaricare la zona per vedere là che cosa c'è, ragazzi. Che palle. Qui? Catalizzatore di Wilmark. Oh oh. Però questo perché cos'è? Non è sacro. Torniamo al ponte. Facciamo un check degli oggetti. E poi ci salutiamo, belli. Allora, eccoci qua. Vediamo Madonna del framerate. Vediamo dov'è la signorina. Sarà in una di ste celle di merda? Mi sa di no. Invece eccola. Ah, good to see you didn't lose your head. Though you might wish you had. If you spend too long listening to the nonsense spouted by some people around here. I didn't introduce myself. I'm Kukagen of the Envenomed. The finest mercenary company to ever grace the plains of Yisugen. At one time. Like I said, I owe you, and from what I hear, you've got no small amount of bloody work ahead of you. So, when there's fighting to be done, feel free to call on me, and I'll be there, and for a smaller fee than I usually charge. You didn't expect me to put my neck on the line for free, did you? I'm grateful, but I'm not an idiot. Bellina. I help you. You pay me. We stay friends. It's simple. Just be sure to make good on your end of the bargain. If you don't, that would complicate things. And neither of us wants that. Certo, certo, come al solito bisogna fare ste cose. Allora, vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Questa l'avevamo già letta. Con 18 su fede, niente se giga evoluto. Quanto pare no. Questa è uguale. Identica. Identica pure questa. Che cos'è? Un catalizzatore radioso. Dato CPU. Attenzione. Va bene, sempre spammare radiosità. Qui c'è qualcosa di interessante. Avevamo trovato questa in realtà. Il guscio di una qualche creatura umbra la scavatrice infligge danni graduali da avvistamento al momento dell'impatto. È tipo una granata. La presenza di umbra è sempre stata potente a Mondstadt. Il reame costruito inconsapevolmente in un luogo in cui il velo tra i regni può essere particolarmente sottile. Giavellotto avvelenato, leggero da scagliare, che trafigge i nemici e che infligge danni fisici e accumulo di veleno. Dopo diverse spedizioni senza esito nelle palude desolate, no, questa è identica. Dardi per balestra infliggono danni sacri. Però vedete, è questa la differenza. Cioè, ci sono i tipi di danno che sono quelli sotto e i vari, diciamo, condizioni di stato, perché quelle che ci danno lì, che sono sanguinamento, credo bruciatura, lava, lo smite, la come si chiama, la punizione, quello penso sia ghiaccio e l'avvelenamento, sono una roba. Mentre sotto abbiamo quattro tipi di danni, perché abbiamo i danni fisici, i danni da fuoco, i danni sacri e i danni da avvizzimento. Quindi è questa la cosa. Vediamo qua se c'è qualcosa di interessante. Per niente. 22-22, cazzarola. Ah, questo era un elmo? Una massa di radici umide e puzzolenti. Ci sono altri metodi più efficaci per mimetizzarsi o per entrare in contatto con la natura? Questa pesa per il culo. Alcune vittime dei cacciatori di teste Shuja ora vagano senza meta nella palude desolata. È vero, erano senza testa.
Non ci avevo pensato. Erano cadaveri, cioè ancora vivi, non lo so quanto, però senza testa. Trovando poca pace nella morte e ancora meno conforto nelle loro offerte obbligate al santo silenzioso. Ok, questo è uguale. Maniche fedite del sacrificio. Stessa descrizione. Vabbè, questa è tutta roba che avevamo già letto in realtà. Sì, non c'è niente assolutamente di nuovo, anche perché qua immagino che saranno robe molto più fighe. Abbiamo trovato questi, aumenta la difesa dei danni fisici. Questo lo metteremo probabilmente. Fin dalla sua creazione questo vecchio pendente è stato indossato da numerose persone e gli sono stati dati tanti nomi. E non ha perso nulla della sua potenza nonostante sia stato apparentemente ridotto rispetto alle dimensioni originali. Ok. Cerchio dell'armonia Shuja. Dopo aver lanciato una magia, i danni inflitti dai tuoi incantesimi aumentano temporaneamente. Utilizzare incantesimi di diversi tipi di magia amplifica ulteriormente questo effetto. Oh! Ma quindi mi stai dicendo che esisteranno magari dei catalizzatori che sono in grado di sparare diverse cose? Cioè magari con uno io posso spararci sia la roba, che ne so, sacra, che quella infernale, perché è una figata, eh? Perché è una figata. L'anello? Un anello con una rozza, raffigurazione di un maledire. Vabbè, quello che avevamo... Ah, vabbè! C'è una raffigurazione fatta male di un rettile, credo. Aumenta gli attributi di forza e agilità. Sebbene oggi si incontrino raramente i giganteschi letali serpenti, noti come... Ah no, so proprio il nome di sti cosi. Come maledire rettili, un tempo infestavano Adalin e i regni vicini, finché questi non unirono le forze per scacciare quelle creature dalle loro terre. La madonna. Qualcosa di intrigante qua. Minchia, con 18 sto coso ancora non lo posso leggere. Tacci vostra. Qui niente. Qua abbiamo delle mimetiche. Delle mimetiche, vabbè, avete capito? Ok, però la cosa che volevo farvi vedere in realtà... Vediamo se riesco a trovarla. Cioè, vedete, tipo, questa ascia c'ha uno split damage. C'ha fisico e fuoco. Però penso... E tra l'altro riesce anche a fare l'effetto di status particolare, quello lava, a meno che non sia tipo un'esplosione o qualcosa del genere. Se noi vogliamo fare veramente una build figa, questo invece fa sacro ma non fa radioso, dovremmo trovare un'arma che riesce a fare avvizzimento, perché secondo me è sgravata. Cioè, se io con ogni attacco tolgo un po' di barra bianca, ma con l'attacco dopo quella barra bianca, perché funziona in questo modo l'avvizzimento, se ne va a fanculo. Cioè, è interessante cosa, ma vedremo. Per il resto, oggi abbiamo fatto tanta roba, abbiamo letto tanta roba, abbiamo affrontato tanta roba. Io spero che l'episodio vi sia piaciuto. Come al solito vi invito magari a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se siete una persona nuova. Se volete invece supportarmi nei miei contenuti, nei miei lavori, ci sono vari modi. Col vil di nero, pagando magari l'abbonamento al mio canale Twitch o con una donazione tramite Streamlabs. Oppure, se siete più sulla vena del support in diretto, sotto in descrizione trovate il mio link HRK, dove praticamente potete trovare un sacco di chiavi e di giochi e software a poco, e nel mentre anche supportarmi gratuitamente. Inoltre mi trovate in live ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 22 in poi sul sito Viola, e quindi se volete passare a farmi un saluto siete più che benvenuti, bellissimi. Io vi ringrazio per la visione del video e ci vediamo alla prossima.